Una vicenda complicata come tantissime che sono frutto di un processo di deindustrializzazione che in Sardegna si sta rivelando molto difficile, perché a mio parere le scelte coraggiose di riconversione non sono state fatte quando probabilmente c'era più possibilità di farle in modo, non dico indolore, ma in modo più programmato. In Sardegna si è spesso lavorato sull'emergenza, senza programmare uno sviluppo industriale, senza programmare le riconversioni e senza pensare ad un'idea di sviluppo alternativo della nostra isola, che con il patrimonio culturale e ambientale che abbiamo è anche, non è nemmeno così difficile da immaginare.